hidden from the world. 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. The first world wins. Doesn't need a cage. And this time, first to 100 wins. Hidden from the world, 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. The first world wins. Yeah.
Where's the cage? Very much doesn't need a cage. And this time, first to 100 wins. One there. Hidden from the world, 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. The first goal wins. Doesn't need a cage. And this time, first to 100 wins. One there. Who is on fire
hidden from the world. 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. First goal wins. Buonasera a tutti amici di Domi Digital, buonasera e ben arrivati, buon giovedì sera a tutti quanti. Tutto a posto ragazzi? Allora, come si va? Come si va? Come da titolo ci sono delle novità incredibili, incredibili. Fatto cash out su Sorare, spiegherò durante questa live il perché e che cosa succede, che cosa mi frulla per la testa. Non ho intenzione di abbandonare Sorare, ma era ora di cambiamenti. È entrato un nuovo gioco. Ti abbandoni, scellerata. No, non è scellerata, fidati che non è scellerata, perché ha il suo perché. Ciao Tritolo, ciao Roberto. Ha il suo perché. E secondo me, vista la situazione attuale, era una cosa che andava fatta per la mia gallery, per le caratteristiche della mia gallery. Non è una cosa che io consiglio a tutti. Sono stato sempre quello che diceva che meglio vendere tutto al floor piuttosto che lanciarsi nei bot. Però vista la situazione attuale, il mercato secondo me è troppo lento. Ho provato a lanciare i giocatori in hype, ho addirittura provato a lanciare giocatori portieri che come per esempio Cohen dell'Atlanta, che questa giornata doveva essere titolare al posto di Guzan, l'ho ottenuto in season al floor per 2 giorni, sotto il floor di 1 euro, sotto il floor, quindi stiamo parlando di 7 euro, e non lo hanno comprato. Quindi quella è stata una delle cose. Ok, fermi tutti, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa da cambiare. Troppi giocatori che valgono veramente veramente poco. Se fosse stata una gallery, ciao Gianma, buonasera e ben arrivato. Se fosse stata una gallery, la mia, bella impegnativa, bella grande, di giocatori veramente strong, ciao Giamma, grazie, è un piacere per me averti qui. No, secondo me, allora, ciao Antonio, buonasera anche a te. Allora, per quanto mi riguarda, la mia gallery era, io sono in plus, ok? Sono soddisfatto perché, in tutto sommato, per quello che io ho inserito in Sorare, ho sempre fatto scelte mirate, non ho fatto mai grandi acquisti, sono da gennaio che praticamente non metto 1 euro su Sorare, e nonostante questo sono riuscito a rinnovare praticamente a costo zero una gallery dell'Atlanta, per dire, la collezione dell'Atlanta, dalla vecchia all'in season senza spendere 1 euro in più. E sono riuscito tante volte con gruppi di giocatori che valevano tipo 20 euro a venderli e riacquistarli. Io poi, vabbè, nelle live tutti i giovedì più o meno vi rendo partecipi di tutte le mie avventure, di tutte le fregature, ovviamente, perché ovviamente tutte le scelte non sono corrette, e ci sono delle scelte. Ciao Canesi, buonasera, ben arrivato. Ci sono delle scelte purtroppo che sono difficili, ma vanno prese, e in determinati momenti bisogna prendere delle decisioni. Allora, il perché
Perché del mio cash out? Allora, intanto ho incassato ben 300, 310 euro. 310 € da una gallery di 410 euro. Dato, mi sono affidato. No. No, ma non credere, potrei ammetterlo. Potrei ammetterlo come sono sempre stato sincero su tutto. Come sono sempre stato sincero su tutto, su tutti i giochi con cui gioco e quant'altro. MFL, io credo che veramente mi ha dato una scossa incredibile, incredibile. Ed è stato forse quello che mi ha pure dato una spinta per muovermi ad uscire da Sorare. Però ripeto, non uscirò definitivamente. Il concetto è, quando si ha una gallery di circa 300 giocatori che vale 410, poi la settimana scorsa, qualche settimana fa, ho venduto Jakumakis e Almada e ho incassato 70 euro, che praticamente li ho tirati fuori, ok? E messi altrove, li sto mettendo su MFL a poco. Per di più, mi ritrovo con il termine dei campionati europei e la mia gallery che da 3,30 ritorna a 4,10. A quel punto mi ritrovo con 300 giocatori circa, molti portieri, situazioni varie che si st stavano migliorando, vari giocatori, come mi viene in mente per esempio Kim Song-yung di Seoul che avevo pagato 1 euro e stava tipo attualmente il floor 9 euro e altri giocatori così. E alla fine però, mediamente, se ti fai un calcolo, la maggior parte dei giocatori che avevo nella mia gallery valevano mediamente 1,50 euro. Il problema è che quando hai una gallery così ampia e strutturata negli anni per giocare con il floor, per giocare con giocatori mediocri, con giocatori che sono di basso livello, però magari da cap 220, cap 240, da inserire nel momento giusto per fare delle plusvalenze e quant'altro, e poi subentra le scelte scellerate di Sorare, perché scellerate sono delle scelte che sono soltanto per il loro mercato. Hanno creato un sistema tale da favorire solo ed esclusivamente le carte nuove, ma non le carte nuove in season di tutti, ma le carte nuove loro. Perché addirittura siamo arrivati a un punto che la gente acquista Instant Bay e paga una carta 5 euro in più per avere quella percentuale in più per primo proprietario piuttosto che andarla a comprare in season da un altro. Quindi, lasciando stare i vari hype che ci sono al momento, come per esempio può essere un calo di prezzo dovuto a un infortunio, oppure un rialzo dovuto a un rientro da un infortunio, oppure c'è altre cose. Un infrasettimanale come questo che c'è stato in MLS doveva essere una bomba atomica. In passato io programmavo questi infrasettimanali, li programmavo mesi prima, acquistavo giocatori a 1 euro e in questo periodo qui io li avrei venduti a non so quanto in più, al 50% in più, a 2 euro, 3 euro, non lo so. Però erano strategie che sono tutte morte. Tutti quei giocatori che valgono 1 euro li ho avuti in vendita per mesi. Offerte ai giocatori vecchi che valgono 1,80 euro, non arrivano e non arrivano. E c'è qualche caso di qualcuno che acquista qualche giocatore X perché magari di qualche collezione vecchia, oppure perché magari, cioè, si può avere un giocatore che si è portato a percentuale 10% vecchio e tenerlo a floor per 2 settimane, che un giocatore che gioca e non venderlo. Perché? Perché loro hanno creato un sistema che favorisce solo e esclusivamente chi compra le carte nuove, quindi che favorisce il loro mercato. Il nostro mercato praticamente è totalmente, totalmente morto. Quindi c'è qualcosa che si muove, non voglio essere catastrofico, non dico che sicuramente la mia scelta è la scelta giusta, che tutti devono seguire, assolutamente no, è una scelta fatta sulla mia gallery e io penso che se avessi messo tutti al floor, penso che forse non ci sarei arrivato alla somma
che ho ricevuto, anche perché in mezzo a tutte quelle carte c'erano alcuni giocatori magari ritirati, vabbè, una piccola percentuale di giocatori ritirati, mi viene in mente tipo un paio di Ofir Marciano buttati lì, che l'anno scorso doveva andare all'Hibernian, invece non c'è andato più, mi vengono in mente tanti altri giocatori che, per dire, dell'MLS, che poi sono trasferiti in Sud America e non giocano, giocatori che invece stavano in hype, giocatori che stavano in basso. Io credo che l'apice della mia gallery era in questo momento, e infatti ho approfittato di questo momento per venderla tutta, perché penso che sia il momento, sia stato il momento più adatto. C'è in programma quell'intervista sul CEO di MFL. Io su Soleil avevo full Lazio rara. Meno male che sono uscito mesi fa, altrimenti piangevo ora. No, infatti penso che avresti in questo momento un terzo di quello che avevi. Tempo fa, dicevo, ne parlavamo pure sul gruppo. Intanto, per quanto riguarda l'intervista al CEO MFL, appena c'ho un attimo, cerco di organizzarmi, perché lui mi stava contattando da un sacco di tempo, da un mesetto, per parlarmi di MFL. Soltanto per una questione di tempo non riuscivo a vedermici. Poi alla fine sono riuscito a organizzare quell'incontro, e devo dire che veramente sono stato rapito dal gioco, sono stato rapito anche dal suo modo, dalla sua visione di come approcciarsi al gioco e quant'altro. Devo dire che giocandoci avevo un po' paura, perché pensavo di non riuscire a gestire. Ciao Siberius, grazie per il follow, benvenuto. Di non riuscire, la mia paura era non riuscire a seguire un altro gioco. Invece poi alla fine ti rendi conto, giocando a MFL, che non c'è bisogno di questo accanimento, oppure questo seguito così, di stare lì a studiare, a studiare, a studiare. In posti che mi viene in mente, mi assomiglia tantissimo a Online Soccer Manager, l'ho ripetuto un sacco di volte, e in parte anche a Football Manager. Mi sembra un Online Soccer Manager un po' per le tattiche che sono basic, proprio come Online Soccer Manager, quindi non bisogna stare lì a svenare e impazzire su tanti aspetti che penso che verranno inseriti in futuro e renderanno il gioco sicuramente più bello. Ma il sottoscritto ha Online Soccer Manager, un gioco in cui non si gioca, non si vince assolutamente niente, ma si vince solo fama. Ci ha giocato praticamente dal 2012 al 2019, 2020, cioè, quindi stiamo parlando di tanti tanti anni di gioco manageriale. Sono un amante di giochi manageriali, ne parlavamo l'altra volta. PC Calcio 2001, cioè, nel senso, i giochi dove si rientra qualcosa di economico sono arrivati nel periodo del Covid. Il primo è stato Sorare, che è stato che mi sono registrato nel settembre 2021. Prima si giocavano i giochi manageriali per il gusto di giocare ai giochi manageriali. Nel gioco MFL io credo che racchiudi tutto, quindi il discorso di gioco manageriale, un gioco che non è troppo impegnativo, è un gioco diverso da Sorare, non lo sostituisce, anzi, puoi semplicemente giocare a entrambi, perché comunque MFL non richiede questo dispendio di energia. La cosa che non capisco sono i tempi morti tra un torneo e l'altro. I tornei morti, il periodo tra un torneo e l'altro è un periodo, ma tu parli nel senso tipo nella fase in cui siamo entrati ora, cioè quella in cui è iniziato il torneo, quella tu parli? No, io PC Calcio, già, ma io di PC Calcio sono, cioè, io penso che se mi ci, cioè, io se chiudo gli occhi ce l'ho ancora bello, la configurazione bella, l'ho mangiato, l'ho letteralmente mangiato. PC Calcio 2001 l'ho letteralmente mangiato. C'era Ronaldo all'Inter, c'era ancora Gresco dell'Inter, c'era la Fiorentina Cottoldo, c'era Battistuta, c'era una Lazio incredibile con Yapstam, Stankovic, Favalli, Peruzzi. Poi c'erano, ma c'era il Parma con Buffon, Thuram, Cannavaro, Crespo. Ma c'era, ma che bello, era bello, 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 bello. Penso di aver lì, arrivavi a un tot di anni, se non mi sbaglio, forse proprio intorno al 2025-2030, si inchiodava e non potevi andare più avanti. Sapevo già a memoria tutti i giocatori giovani che usciva. Era, sì.
cioè era proprio fuori di testa. Roberto, questo periodo qua è morto, ma non è morto realmente, è morto per chi è entrato ora e che non è riuscito a registrarsi per questo torneo. Ma tecnicamente, una volta che uno ha la squadra, non hai periodi morti perché praticamente il campionato si svolge giornata per giornata. Perché dico che mi ricorda un po' Online Social Manager? Dico che mi ricorda un po' Online Social Manager perché anche lì devi aspettare praticamente di giorno in giorno a un tot orario che si svolge la partita e quindi a tot orario ti connetti per andarti a vedere il risultato della partita. E quindi tecnicamente il periodo morto è... si è rotta la tenda? Il periodo morto è ora perché alcuni non hanno fatto in tempo a registrarsi al campionato. Io personalmente il campionato non sono riuscito, ma al torneo sono registrato. E quindi, per esempio, stasera alle 9:05 ho giocato la mia partita. Più tardi vado a vedere come è andata a finire. E mi ricordo ancora il suono esatto. Per tempo ci butti sopra la probabilità di trovare occasioni, però. Più tempo ci butti sopra, ovvio che più tempo ci butti sopra, più troverai occasioni. Tipo poco fa sono entrato, c'ho quel budget che mi era arrivato dalla vendita di Almada che sta lì caldo, mi è comparso un over al 62 davanti a 5 euro, poi me l'ho preso. L'altro giorno mi è comparso un portiere, forse l'avevano sbagliato, ha messo a 1 euro, over al 63, non ho fatto in tempo a cliccare, ho detto ma ci sta qualcosa che non va, tempo di cliccarlo era andato. Poi c'è da dire che cioè, con i pacchetti di benvenuto si possono veramente beccare delle occasioni incredibili. C'era addirittura un ragazzo, vabbè, che ha sculato in una maniera fotonica, che ha beccato una carta in un pacchetto di 5 euro, ha beccato una carta leggendaria del valore di 1000 euro, l'ha rivenduta a 1000 euro. Lui ha proprio sbancato, vorrei avere una parte della fortuna sua. Una parte, c'ho il cane che abbaia, c'ho una parte della sua fortuna, ma ci sono anche alcuni che si rimangono più umili, come per esempio Sughetto che ha beccato una carta della trentina da quarantina di euro, pure io ne ho beccato uno da 30 euro con un pacchetto praticamente di 5 euro. Però non puoi mai vincere con chi shoppa carte rare o più rare, perché i risultati sono dati dalla forza della squadra e non dalla vera imprevedibilità del calcio. Però non vuoi mai vincere con chi shoppa carte rare. Vabbè, ma il fatto è che intanto vi metto qui il link. Un attimo. Eccomi, allora, dicevo che il gioco, sì, è vero che è diverso perché parliamo di un tutto di un calcio totalmente nel metaverso, quindi nomi inventati e quant'altro. Però a quel punto è per questo dico che assomiglia di più ai Online Social Manager, Football Manager, perché va un po' in base alle tattiche, in base a come studi l'avversario e a come puoi muoverti. Se la incrementano, fare le compravendite sarà interessante se non sono soldi buttati, se trovo un 50. Allora sì, considerando che secondo me i tre pacchetti iniziali si può avere fortuna, come non si può avere fortuna. Nella peggiore delle ipotesi, a breve si dicono che inseriranno il miglioramento dei giocatori, quindi i giocatori potranno migliorare nel tempo e quindi essere sempre più forti e quindi magari migliorare e quindi in futuro venderli o dargli in prestito o l'affanno, soccorso appresso al cane che stava abbaiando. Quindi il prestito è una cosa fantastica, ci sono tantissime strategie, cioè io sto da poco dentro. E già praticamente mi sono balenate per la testa un paio di idee incredibili. No, è francese. Dovrebbe essere francese perché il ragazzo con cui ho parlato era francese. Infatti, nella statistica dei giocatori ci sono già un punto interrogativo. Sì, dovrebbe poter aumentare nel tempo, poter migliorare anche in base all'età, a quanto pare ci saranno forse delle cose che tipo che si caricheranno in base al numero di partite, però non mi sbilancio perché
ne so poco veramente anch'io, quindi magari potrei dire delle castronerie e quindi vorrei evitare, però tecnica non, dovrebbe essere implementata, me l'ha detto il CEO, che in futuro ci sarà la possibilità che i giocatori miglioreranno, come per esempio attualmente le espulsioni non vengono considerate dalla partita successiva, non ci sono infortuni, non ci sono sostituzioni durante la partita e quant'altro, cose che comunque possono cambiare nel tempo, ma siamo proprio all'inizio di un gioco. All'inizio, e secondo me per già come è iniziato, per me è molto fluido come gioco. Consiglio iniziale MFL come muovere i primi passi all'interno del gioco. Grazie mille, forza Inter, Siberius. Forza Inter sempre. Allora, schermo condiviso. Ok, allora, intanto vi ho messo il link lì sotto. Allora, per me la prima cosa da fare in questo momento sicuramente è prendere i tre starter pack. I tre starter pack al costo di 6 dollari l'uno, quindi 18 dollari. Prendi i tuoi 6 giocatori dai 2 per ogni starter pack e successivamente ne puoi prendere, ne avrai uno gratuito se ti iscrivi con un link referral. Fatto questo, all'interno di questo starter pack puoi avere due carte comuni, oppure due giocatori comuni, oppure non comune, raro o leggendario. C'è una possibilità. È vero, non è la ovviamente per la statistica è molto probabile ricevere un comune, però ci sono dei casi, basta andare nella chat Telegram in cui ci sono alcuni che hanno preso un non comune, quindi stiamo parlando già di una trentina di euro in su. A quel punto, secondo me, se si arriva già alla vendita, se si parte senza club e si arriva già ad avere la fortuna di ottenere un giocatore non comune e quindi già la vendita di 30 euro, poi magari un giocatore a 5 e quant'altro, quindi presumo, diciamo che arriviamo magari a fortuna, stiamo presumendo che c'è un non comune, arriviamo a una cinquantina d'euro, io a quel punto una ventina di euro in più prendo il club, perché comunque con il club sblocchiamo il gioco a 360 gradi, ma nell'eventualità che non vogliamo aggiungere soldi, non vogliamo fare ulteriori investimenti, vogliamo fermarci solo sullo starter pack, si può scegliere di diventare solo agenti di calcio e quindi a quel punto, facendo gli agenti di calcio, crescere pian piano. Come si può fare? Ve la butto lì perché ci pensavamo l'altro giorno, l'ho buttata lì nel gruppo Telegram e infatti poi dopo l'ho anche sperimentato sulla mia pelle. Allora, oltre ai giocatori che si hanno, che si possono dare in prestito ad altre squadre, in prestito significa che io gli do a una squadra con una percentuale di ritorno. Che cosa mi ritorna? Non mi ritornano dollari, non mi ritorna euro, mi ritornano i loro token. In base a loro, alle squadre, a quanto si posizioneranno in una classifica, prenderanno gli MFL, che sono il token del gioco. Quelli ti ritorneranno indietro. Con quegli MFL puoi acquistare altri giocatori e quindi aumentare il tuo range di giocatori e poi in futuro decidere se acquistare o no una squadra. Oppure si possono. Attenzione perché le squadre quando sono registrate in un campionato, sono registrate magari in un campionato, in un torneo. Il campionato dal primo fino all'ultimo prendono MFL. Ovviamente è scalare, quindi dal primo che prende tantissimo all'ultimo che prende di meno. Quindi comunque se andrà il tuo giocatore in prestito in una squadra che partecipa a un campionato, comunque qualche MFL ti torneranno indietro. In più, se ci sono anche i tornei, lui partecipa anche ai tornei, se ho una squadra io partecipo sia a campionato sia a torneo e avrò anche il ritorno di quello. Quindi che cosa succede? Più il giocatore è forte, più o meno è più o più ovviamente posso richiedere una percentuale più alta. Posso mettere come ho fatto io, ci c'è all'interno dello scouting, c'è i contratti autoaccettanti dove i player come me mettono un minimo, ad esempio 2,5% minimo di lega, puoi scegliere il minimo di lega alla quale vuoi assegnare quel giocatore, e se rispecchio i requisiti, quindi della lega, per esempio bronzo, vado qui, clicco, faccio offerta e mi prendo il giocatore. Io che ho una squadra posso comporre il mio team anche a zero, quindi posso anche decidere di prendermi una squadra e magari i pacchetti, un investimento di circa 100 euro. Posso scegliere di comprarmi una squadra nuova e personalizzarla con il nome e il logo che preferisco, oppure posso scegliere di comprarmi una squadra sul mercato.
Quando io acquisto una squadra, posso anche fare il contratto ai miei giocatori, oppure posso andare qui e farmi i contratti degli altri giocatori e quindi non pagarli, comporre una squadra. Attualmente la mia squadra è molto forte, ma soltanto forse 3-4 titolari, 3 titolari forse saranno miei, gli altri sono tutti quanti in prestito. Il 50% infatti dei miei premi andranno per i prestiti, ma questa è stata una scelta mia. Ciao, la GG. Sì, ho fatto cash out su Sorare. Una parte la reinvesto qui su MFL, un'altra parte invece la reinvesterò su Sorare, però con acquisti più mirati, restringendo il cerchio dai 300 giocatori che avevo prima, a cercare di fare un team di una ventina di giocatori. Devo vedere bene dove, o investire ora in Europa per settembre, oppure vedere un po'. Però ci penserò con calma e farò tutto step by step. Ma quando ci sarà il prossimo drop? Questo purtroppo, Tritolo, non te lo so dire. Non te lo so dire. Appena ci saranno info, le metto sul gruppo Telegram nel topic MFL. E il CEO si deve far conoscere e rispondere alle domande della community. Per esempio, quel token quando verrà listato? Guarda che il CEO, quando scrive MFL su Twitter, scrive direttamente il CEO. Poi sul Discord il ragazzo che vedi scritto Matthews, lui è il CEO. Quindi cioè, risponde con tutta tranquillità. Io penso che se questa domanda, per esempio, venga posta direttamente sul Discord, ti rispondono proprio con tutta serenità. Te l'ho detto, io veramente ho trovato una persona disponibile e di diverso dagli altri. In passato ho pure con Puki, ho parlato con altri, eccetera, ma ho visto veramente uno che non so come spiegarlo. Una persona che ci tiene a far conoscere il proprio gioco e ovviamente vuole sponsorizzarlo per farlo conoscere, quindi portarlo all'interno delle community. Quindi, che ne so, contatta. Quindi, no, ma Matt, ma, non so, lui dice chiamami Matt, però ti dico, aspetta, poi dopo ti dico. Dovrebbe esserci Matt, dovrebbe chiamarsi pure sul Discord. Quindi un ragazzo che vuole far conoscere ovviamente il gioco, ma che vuole creare un luogo in cui la gente giochi e si diverte. E secondo me ci sono tutti i buoni presupposti. Quindi, ricapitolando, io la cosa che farei ora è quella. Poi un'altra cosa che stavo dicendo, una cosa che per esempio molto molto figa che si potrebbe fare in questo gioco, e io lo sto sperimentando ora sulla mia pelle, è ad esempio questi qui sono la parte di vado sul mercato. Se io da agente vado qui nel mercato, ok, e comincio a vedere tutti i giocatori che sono in vendita sul mercato. Alcuni dei giocatori che sono in vendita ci sono sia i free agent, sia chi ha un contratto già. E qua ci può scappare che secondo me è una furbata, anche perché magari alcuni adesso non ci pensano, no? Se io metto il flag su sottocontratto, quindi elimino un attimo i free agent. Quindi sono giocatori che io posso acquistare, ma non posso poi, non sono free agent, quindi non posso poi fargli un contratto con la mia squadra. Quindi navigando qui sto guardando l'elenco dei giocatori che hanno già un contratto con un'altra squadra. Mettiamo come prezzo massimo, che ne so, 15 euro e andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere questa sorta di furbata. Aspetta, vediamo un po' cos'è. Ok, mettiamoci così. Ok, qui praticamente vediamo la quota dei ricavi che hanno questi giocatori con i loro contratti che hanno stipulato con il loro agente e con il loro
con la nuova squadra. Vi faccio un esempio banalissimo. Allora, ok, prendo il primo, un portiere che ha overall 65. In questo gioco, a differenza di Soreire, una cosa che ho capito. Vittorio, sì, che shout, ma non me ne vado, resto, reinvesto saggiamente, reinvesto saggiamente. Sì, un'ottima idea questa qua. E allora, praticamente si può prendere questo giocatore, tipo ad esempio il portiere, come dicevo, a differenza degli altri giochi, qui il portiere praticamente è quello che vale di meno. Questo portiere ha il 7%, lo si può acquistare. Che cosa significa? Questo giocatore diventa mio e il 7% dei ricavi di quella squadra vengono a me. Quindi io non solo sto acquistando il giocatore, ma sto acquistando il giocatore già con un contratto firmato al 7%. Io, per esempio, ieri ho comprato un giocatore al 10%. Adesso voglio andare a vedere. Intanto qui ho perso con i rossoneri, ho perso con i suoi. Vediamo il replay. Voglio andarmi a rivedere intanto la partita. Ok, allora, mentre gioca la mia partita di Coppa. Allora, praticamente, che shout. Sì, allora, la cosa che mi frena davvero è che si aumenta molto l'affluenza. Ci saranno un casino di giocatori senza utilità. Ma io, se aumenta molto l'affluenza. Ah, tu dici perché pensi che molti acquisteranno i tre pacchetti e quindi ci saranno molti giocatori. Ma io penso che dopo tutta l'affluenza di giocatori che c'è su Sorare, io penso che non ci possiamo preoccupare certo di MFL. Che ne pensate di sto nuovo Rivals? Questa nuova modalità di Rivals dei tornei. Io ho paura quando fanno sti campionati. Ho paura perché dopo i mondiali Sorare si è to the moon. Che ne pensate di questo nuovo Rivals con questi gruppi, questi tornei dove praticamente i giocatori fanno gruppo insieme e praticamente si può vincere una partita con Zidane? Guarda, Robè, allora io una cosa che ho capito è che questa funzione va bene, cioè la si può usare molto bene sull'app. Infatti mi sono reso conto che accettando qualche invito dei ragazzi nella chat, in Telegram, mi sono stato. Ecco qua, ho preso il gol. Sapevo che prendevo gol da questo, è il più forte che ha in squadra. 84, taci sua. C'ha una squadra 50-55 e c'ha un 84. Ha cambiato pure modulo sto tipo. E praticamente gli altri premi sono carini, cioè nel senso che io non ho visto ancora bene, ma Team Materazzi e si va ad incontrare Zizou. Lui? Rocca 1983? Sì, l'avrà trovato sicuramente. Vediamo un po', lo apro in un'altra scheda. Dopo lo guardo dopo. Cartellino rosso per lui, perché lui gioca molto molto aggressivo. Lui gioca molto 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 aggressivo, l'avevo visto già nelle statistiche, infatti primo tempo già sta a 19 falli. Infatti non so se la strategia è stata corretta, io ho messo aggressività bassissima perché mi aspettavo che lui mi sfondasse di falli. Allora, devo dirti la verità. Rocca 1983 in questi giorni facendo un po' di scouting nel mercato. L'ho incontrato più volte, infatti credo, non vorrei dire una stupidaggine, vado un altro tiro fuori, non vorrei dire una stupidaggine, ma il giocatore che ho preso, che c'era il 10%, l'ho comprato proprio da lui. Però perché l'avevo già intravisto, io adesso vabbè, mo è un po' di giorni che lo sto seguendo.
1-1, il mio hop. Bella, se mettevi anche tu aggressività alta finiva a pugni. No, ma infatti sono indeciso. Poi sto cercando di costruire una sorta di algoritmo. Gol, 2-1. Una sorta di algoritmo con ChatGPT per cercare di costruire la tattica perfetta. 2-2, un'altra volta quello. Cioè, io non ci posso credere che per un giocatore che ha a livello 80, cioè il mio, tutti 65, 67, 60, 74, un difensore, 60, 60, 62, e io non ci posso credere che lui ha 47 e il media 55, 60, eccetera, c'ha un 84, mi deve pure pareggiare 2-2. Non ci posso credere. Lui ha un modulo che è 4-1-2-1-2. E ho notato, ho fatto un... buttata fuori. Allora, ho notato che ha fatto un sondaggio MFL, Play MFL su Twitter, in cui diceva che modulo utilizzate, e ho notato che in molti utilizzano questo modulo. Infatti, io avrei voluto inserirlo, sinceramente. Io ho il 4-1-2-1-2. Praticamente, e lui ce l'ha narro. La differenza è che il suo è più stretto, quindi c'ha i due esterni che sono centrocampisti. Il mio invece è un po' più largo. Ma infatti, secondo me, per questo mi sta fregando proprio con il trequartista. Perché ho i due esterni, secondo me, che sono larghi. Dai, su, buttala dentro sta palla. Rigore. No. Fuori. No, non ci posso credere. Il giocatore più forte che c'ho, Januario, l'ha buttata fuori. Pareggiato. Ah, male, male. Con gli esterni. Ti stai preparando la squadra? Ma che modulo? Poi mi dici che statistiche utilizzi. Io, allora, pareggio. Pareggio è male. Male perché? Vediamo a vedere la competizione, la classifica. Cap 4. Cioè, la cosa che mi fa rabbia è che io sono nettamente superiore. Infatti, io volevo buttarmi a specchio. Così facevo pure solo online social manager. Quando non conoscevo bene il modulo dell'avversario ed ero nettamente superiore, mi lanciavo a specchio. Allora, sono ultimo. È tragica. Dovrei fare proprio un exploit incredibile. Quindi praticamente io sono andato di tattica così, e mo devo fare pure un po' di turnover purtroppo, e sono andato di tattica così. Quindi con i due esterni. Però sto notando che in molti usano questo qui, il narro. Vediamo, con il narro, per esempio, se io metto i due centrocampisti, ce li ho, un paio di centrocampisti. Cercate di fare una squadra un po' più equilibrata possibile. Hope è stanchissimo, ovviamente, ma deve impazzire. Non è, questo non è il tuo Henry. Non l'ho preso da te, Henry. E il problema sui terzini sinistri è rarissimo, difficilissimo trovare i terzini sinistri. Ma una cosa incredibile. Una cosa totalmente incredibile. Comunque, da sta partita si capisce sicuramente che il fatto di avere una squadra sicuramente tutta ad alto livello sicuramente non compensa appieno, cioè non è detto che per forza ti può portare alla vittoria, questo è poco ma sicuro. Io adesso qua, per esempio,
Dimmi la squadra tua. Giamma. Allora, io mi sto basando tantissimo un po' su Online Social Manager. Sicuramente non è un inizio buono. Ho cominciato con un 4-4-2 banale, stupido, facendo delle piccole configurazioni didattiche e mi è andata male, due sconfitte. Attualmente ho provato questo qui che devo dire con squadre regge molto di più. Adesso voglio provare questo qua, Narro. Se mi date un nome della vostra squadra, vi sfido. Facciamo un'amichevole e la lasciamo scorrere durante la live e vediamo come va a finire. Vediamo come va a finire. Allora, questo sì, posso fare così. Dovrei cambiare qualcosa. Metto qui. Ok, facciamo così. Amazonas FC. Ok. Allora, trovo una partita. Gioca. Comunque è fantastico, eh. È fantastico sto. Oh, ma lo sapete che mi ha contattato un tipo su X? Mi ha contattato un tipo su X, mi ha detto, vuoi ti do soldi più la mia squadra del Bayern in cambio della tua di Milano. Io per ora li ho dati in prestito, non sono legati nel mio club. L'unica pecca è che per testare il modulo che voglio usare devo aspettare la fine della stagione. Perché? Ah, perché non vedi questa schermata se non si è registrato nessun campionato? E niente, vediamo un po' come va a finire. Allora, detto questo, allora, questo è il mio Sorare con i suoi 314 euro di cash out. Non sono legato al mio club e di conseguenza non posso fare amichevoli. Ok. Ah, ok, quindi giustamente non hai. Allora, io qua sto contro Amazonas, tu stai con il 4-4-2. 4-4-2 ne ha prese, io ne ho presi di sante ragioni con il 4-1-2-1-2, narro, ne ho prese veramente, veramente di sante ragioni. E qua, tu hai pure tu una bella squadra. Esterno destro, un po' bassino, ma per il resto mi sembra giusto. L'esterno destro l'ho beccato in un pacchetto. Darmian si chiama. Ok, allora. Hop. Giordano e Hop. Ok, allora. Sorare con i 314. Non so ancora quanti di questi soldi passerò su MLS perché MFL perché ancora non ho una strategia ben in mente. Voi qual è la strategia? Cosa fareste con 150, diciamo 150 euro su Sorare? Sono le povere carte che mi sono rimaste. Allora, Game Week. Voglio far vedere una cosa che ha dell'assurdo. Che è veramente dell'assurdo. Faccio cash out con le formazioni messe, quindi annullo le formazioni. Andrei a comprare i giocatori della mia gallery. E se c'è qualcosa di interessante, perché no? No, credo che di andare su in season. A me la cosa che mi fa rabbia, no? Io oggi acquisto delle carte europee per intenderci e ad agosto già so che varranno la metà di quello che le acquisto ora. Cioè prima almeno un'altra cosa che non mi piace e non mi convince
che io prima ho vissuto degli alti e bassi e parlato di alti e bassi una valanga di volte. Avevo parlato, dicevamo che per esempio al termine campionato dell'MLS, quando era il mio momento migliore, acquistare a dicembre cominciavano a salire, a ottobre cominciavano a stavano al floor, poi a dicembre, gennaio toccavano il picco, prima dell'inizio salivano ancora, poi scendevano per poi riavere un altro piccolo picco in questo periodo qua. Ora, l'assurdità è che quando tu ti avvicini al termine campionato, i prezzi si abbassano, ma non puoi acquistare i giocatori in quel momento, perché in quel momento stai acquistando giocatori che fra poco, quando inizieranno di nuovo i campionati, varranno ancora di meno di quello che li hai acquistati. Quindi non si può neanche più, ci hanno pure eliminato il discorso della ciao Giamma, buonanotte. Buonanotte. Qua 2-0 ancora. Buonanotte, grazie per essere passato. Veramente, veramente, mi ha fatto piacere, tantissimo piacere. Quindi non ci hanno tolto pure lo sfizio di poter programmare e di fare una plusvalenza in questo campo, cioè quindi approfittando dell'inizio e termine dei campionati. Allora che cosa ho pensato io? A sto punto mi vado a comprare un blocco, vado a farmi un blocco Inter. Almeno quantomeno vado a comprare un qualcosa che a me piace, no? E che comunque vuoi o non vuoi mi diverte, no? Vado Sommer e qui già ti rendi conto, toccando l'Inter, già ti rendi conto, a parte la bellezza dei giocatori, dello stemma nero azzurro è qualcosa di idilliaco. Guarda qua già comincia a diventare. Pure già con lo scudetto pronto per l'anno prossimo, la stella manca, vabbè, ce ne faremo una ragione. Tanto ci sarà sulla maglia l'anno prossimo. E Nicolò Barella, poi un Lautaro che dicono che andrà. Mettiamoci qua, chi altro possiamo metterci? Mettiamo, dai, facciamolo. Di Marco l'abbiamo messo, Turam, dai, Turam. Oppure un Pavard. Allora, già una squadra del genere, già praticamente ci vogliono 265 euro. E qua ti rendi conto di il numero delle carte in circolazione, di come fa la differenza. Il fatto che ci siano poche stampe di questi giocatori li rende praticamente il prezzo è sempre alto. Quindi, quando dicono che ci sono troppe carte in circolazione, che dovrebbero inventare un sistema di barne e quant'altro, da qua te ne rendi conto, per fare una squadra dell'Inter di 5 giocatori, 5, ce ne vogliono 265 euro. Ed è un rischio. Ed è un rischio perché oggi la paghi perché è l'unica in circolazione. Ci sono pochi giocatori in circolazione. Ma se... Allora, uno, non puoi giocare l'in-season. Due, puoi sicuramente sfornare in season con questa squadra qua. Ma poi, dopo l'in-season che tu sforni, poi dopo li puoi giocare oppure li puoi rivendere. Sì, è vero. Ma se mettiamo caso che Soré trova un accordo con l'Inter, perché magari ha cambiato società e quindi non c'è più il discorso della vecchia società e quant'altro. Quindi non è escluso che magari trovi un accordo con l'Inter. Questi giocatori qua crollano, 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 crollano di prezzo. E per di più, c'è un'osservazione che faccio oggi ed è quella, quando sento molti di noi che parliamo e che diciamo che compriamo le carte classic, farmiamo l'in season e le vendiamo oppure ci facciamo una squadra in season. Ragazzi, io con la squadra classic, arrivato terzo, eccola qua, che ovviamente non è stata annullata questa squadra per il discorso del cash out. Sono arrivato terzo, 427 punti, terzo,
in Challenger Classic Tier 2. E questo deve far pensare, perché non si può arrivare terzi e prendere una Tier 2. Una Tier 2 è divisione 4. È divisione 4, ma non è che purtroppo oggi è difficile vincere, perché per andare bene, veramente veramente bene, deve essere una giornata veramente perfetta, quasi 5 su 5, almeno 5 su 5. Io questa squadra qui, ovviamente al posto di Cohen c'era Guzan, questa squadra qui al posto di Tiare avevo Giacomagis, e al posto di Muyumba avevo Almada. Dall'inizio della stagione a ora, praticamente, ok, l'Atlanta sta andando malissimo, eccetera eccetera, quindi veramente sfortunato e quant'altro, ma cioè, è stato veramente difficile. Ho beccato qualche carta, sì, nel percorso, ma veramente veramente difficile, ma veramente veramente difficile, perché basta, per dire, il Guzan che ti prende, ti fa una papera e vai giù e non la prendi più. Quindi il discorso di dire ok, io farmo in season, sì, ci sta, perché io comunque sia ne ho preso ultimamente di premi, e anche alcuni buoni. Ho preso un portiere che l'ho rivenduto a 20 euro, eccetera, però non è così scontato nel tempo. Cioè, bisogna avere, la mia gallery era di 400 euro, una gallery comunque di, avevo almeno due blocchi Atlanta, il blocco Nashville, che per esempio il blocco Nashville, ottima partita, e Sarridge non ha giocato, ha preso una soglia di 1,85 euro, ma rimane lì. E qua intanto che sta a fare? Sta a continuare? Addirittura 2-1. E quindi queste sono delle osservazioni che sto facendo. Non mi sembra molto difficile con bonus collezione e capitano 50% fare 430 punti, tant'è che hai fatto terzo. Senza clean sheet, sì, ho fatto terzo senza clean sheet, ma quanti terzi posti, quanti terzi posti hai fatto, ad esempio, nell'ultimo periodo? Cioè, io per esempio, non è tanto difficile, sì, io lo sento dire molto molto spesso, non è difficile, non è difficile. La settimana scorsa, ad esempio, in 2.20 ho fatto Tier 4, e in All Star sono arrivato 532esimo, 374 punti. No, sì, ma capirai, intanto una Tier 2, quanto vale una Tier 2? Quanto vale? 5 euro? Cioè, ma quale casini della proprietà, tutte queste sono tutte le fisime che si fanno tutti quelli frustrati che hanno perso lo scudetto e che non sanno di che parlare, e quindi devono parlare sull'Inter. E intanto pure il discorso di quel 30% di quella società, chissà che fine ha fatto, anche lì buco nell'acqua, e si rosica come i pazzi, e io godo come un pazzo. Allora, e poi ad esempio, andando indietro, per esempio quella lì, due carte, tier 2, un totale di 3 euro forse di premi. Qua per esempio una tier 2. Qua per esempio sono arrivato quarto in 2,40. Quarto in 2,40 e ho preso una tier 2. E tier 2 rivenduta a 8 euro e ci può stare. Cioè, nel senso, ci può stare, può capitare. Ma non è così facile come molti dicono. Sì, però dico, una persona che vuole investire, cioè una gallery più grande significa un investimento più grande.
Cioè, io se oggi, le persone, tutta la maggior parte della gente che si trova oggi si trova perché è entrata, perché c'erano le soglie dei 50 dollari, eccetera, eccetera. Perché devi avere un obiettivo, devi avere un qualcosa che un ritorno economico. Ma avere gallerie di 1000 euro e beccare, che ne so, la Tier 2, la Tier 3. Oppure avere una gallery di 400 euro e prendere una tier 2, una tier 3, eccetera, è poco. Secondo me è poco. Per questo la mia scelta, perché anche perché un po' il sistema che ha fatto ora Sorare ha creato un sistema tale che non puoi più avere mezzi giocatori, devi avere i giocatori seri, i giocatori potenti, i giocatori che vanno lì e che devi spaccare. Puoi spaccare e spaccare a lungo, quindi un giocatore di una top squadra. Infatti, per questo io ho detto io non esco da Sorare. L'obiettivo è stato pulire la gallery e ricominciare. Ricominciare con una decisione di una squadra in particolare, prenderla, acquistarla e provare con l'in-season ad andare avanti. Questo è il mio obiettivo. L'obiettivo è stato pulire, eliminare tutti quei giocatori che avevo creato, avevo comprato per giocatori da cap 220, 240, eccetera, che non servono più a niente. Cioè, prima costruivamo le squadre di 20-25 euro e ci andavamo a soglia 5, 6, 7 volte. Abbiamo fatto i paragoni proprio con questo blocco che ho qua davanti dell'Hibernian. Ma io non so quante volte ci sono andato a soglia con i 5 euro con questo blocco qua. Ma una valanga, una valanga, una valanga di volte. E lì allora c'è un ritorno. Dice, ok, io ho una squadra che mi costa 25. Se io ci vado a soglie 5 volte, ho recuperato quantomeno l'investimento e per di più magari, mi diverto, eccetera, eccetera. Ma 2 euro, raga, 2 euro è veramente a 2 euro 10 volte ci vogliono veramente. Ma quanti mesi ci vogliono per raggiungere le soglie con una squadra? Sì, però. Quello che dico io, sicuramente la convenienza sta nelle in season ed è lì che io voglio andare a competere, magari prendendo un blocco di MLS in season oppure aspettare e comprare qualcosa con le europee che arriveranno. Sì, allora, per me il discorso sostenibile in Sorare, per Sorare. Io personalmente non, cioè, è una cosa a cui non posso più crederci, perché loro, vi ricordo, che ci hanno infilato le fee all'interno delle vendite per sostenere il gioco, per renderlo più sostenibile e per continuare a mantenere la soglia, dicevano. Invece ci hanno piazzato le fee e ci hanno tolto pure la soglia. Quindi, cioè, nel senso. Si parla di questo, poi lo critico la modalità, io critico la modalità, dovevano comunque dare valore in qualche modo ai giocatori da cap. Certo, cioè tu mi hai tolto tutti questi giocatori, poi mi hai tolto tutto il valore che c'era ai giocatori, mi hai tolto tutto il valore che c'era ai giocatori delle carte vecchie. Mi hai creato il discorso collezioni mettendo una percentuale in più e quindi invogliandomi a comprare giocatori nuovi. Da voi per di più diventa problematico perché per dire si infortunia Almada, ne parlavo giovedì scorso e io non trovo carte di Almada in vendita quando c'è l'hype ne vendi 3-4 al giorno, ne stampi a morire e poi quando si fa male io lo voglio acquistare, cioè io lo vendo prima perché so la notizia in anticipo, quindi il discorso dello scouting, la ricerca e quant'altro. Ti arriva la botta di notizia subito, lo prendi, lo spari e lo vendi. Poi, e non lo vendi neanche facilmente. 3 giorni al floor non si vende. Poi, per di più, arriva il pazzo che se lo compra, tu con quei soldi aspetti che la notizia esca in modo tale che il prezzo crolla e poi per andartela a ricomprare. Vai lì e carte nuove non arrivano. E non arrivano. E non arrivano. Prima ne stampi. Uno al giorno, poi ne stampi uno ogni 3 giorni. Cioè, stai giocando contro Sorare e giochi contro il meccanismo della stampa e si gioca le carte vecchie non valgono più, eccetera. Quindi a sto punto avere 400 giocatori e ogni volta, ogni giornata impiegarci
più di 2 ore a fare formazioni, cioè non ha più senso. Per poi dopo vedere che si va a premio, tipo questa giornata qua, sarei andato a premio, non vado, ripeto, quello del terzo posto, non vado perché ho fatto cash out, ma vado a premio con una squadra che non mi sarei mai immaginato. L'Atlanta arriva da 6 partite in cui forse ha fatto forse 2 gol, 3 gol, e ha perso contro di tutti e di più, in casa, fuori casa, ha perso tutti, poi va a Miami contro la squadra più forte del campionato, con Messi in campo, e vince 3-1. E lì vado a premio. Sì, ma infatti io lo so che l'MLS è così, ma soprattutto l'Atlanta, che io lo seguo da anni, è una squadra pazzissima. Pazzissima. Va, è lì che perde, 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 e poi un giorno si sveglia e fa il colpaccio all'improvviso. È una squadra pazza, infatti la simpatizzo Atlanta, perché è un po' pazza come l'Inter. Peccato che non vince quando vince l'Inter, però, cioè. Quindi alla fine sarei andato a premio con la squadra su cui puntavo meno di tutte. Infatti, tant'è vero che l'ho inserita con così. Forse l'ho inserita pure lì. Ho detto: ok, i giocatori dell'Atlanta non li mischio, li posiziono qui e basta. Addirittura io volevo vendere Cohen perché dicevo, ho pensato. L'ho tenuto a Flore per un po'. Dico, questo qui se gioca bene rischia di fregare il posto a Guzan una volta per tutte. Poi per di più comincia a ragionare. Dico, ma lo sai che c'è? Forse è meglio che lo vendo, perché poi magari adesso sta in hype perché deve giocare. Aveva il cap 17, quindi è invitante. Solo che il prezzo non è salito neanche più di tanto perché doveva giocare contro l'Inter Miami. E niente, quindi è andato così. E alla fine non sono riuscito a venderlo. L'ho tenuto a Flora non so quanti giorni, non sono riuscito a venderlo. Alla fine ho messo la formazione all'ultimo secondo perché non se lo so comprato. E niente, quindi questo qui è. Poi andiamo a vedere la prossima giornata di MLS. Come si svolgerà? Andiamo a fare qualche pronostico. Andiamo a vedere. Allora, su Puki. Uso Puki per fare i pronostici, così intanto vediamo l'MLS, facciamo qualche pronostico, scambiamo 2 chiacchiere anche sull'MLS, se vogliamo analizzare qualche giocatore, qualche cosa, andiamo a vedere insieme. Stanotte mi è saltata per la seconda volta in 2 settimane la soglia da 80 nel recupero. Seattle. Allora, andiamo a vedere questa MLS qui, che già mi hanno fatto tutti i calcoli oggi. Allora, partiamo subito nel dire che tra le partite di MLS e match, ero indeciso tra giocare la 16ª giornata o la 17ª giornata. Mi sono lanciato sulla 17ª perché ci sono meno giocatori, 291 a fronte dei... dove sta? Non va? Vabbè. E ne erano circa 600, se non erro. Allora vi faccio notare di come sono aumentati tantissimo i POC in premio. Questo ci aiuterà a livellare meglio le nostre Pokéball e quant'altro per l'aggiornamento Pookie. Mo' andiamo a vedere i match. New York. New York City. San José. Allora, intanto delle Pokéball che gioco, metto questa 2-1, ok, che c'è pure lo sticker New England, 2-1. Ok, 260 mi sembra più che giusto. Poi andiamo su DC United Toronto. Allora, dai calcoli più o meno mi veniva una cosa del genere, 1 a 2, e 1 a 2, e 1 a 2 sia. Quindi andiamo su una bolla che è maxata sull'over, quindi sono sempre tentato nel mettere. New York, Orlando, 2 a 1.
Sì, Antonio, adesso vengo a vederla. Finisco un attimo di fare le previsioni su Pughi dell'MLS e poi vengo a vederti la gallery. Allora, Inter Miami, St. Louis, io penso che l'Inter Miami deve riscattarsi con un bel 3-1, perché comunque l'Inter Miami di gol ne subisce un bel 3-2, quant'è? Ma 3-2, sai che non è male. 3-2, fuoco. Poi, questa l'ho improvvisata, l'avevo proprio totalmente improvvisata perché io mi segno più o meno le statistiche. Le statistiche, 2-0 mi veniva, però 3-2, bello abbondante. Allora, Philadelphia 3-1, vai, Philadelphia-Montreal. Poi Nashville, qua mi gioco un altro ben clean sheet del Nashville contro New England. Qua c'ho pure la sticker del New England. Un bel clean sheet tipo 2-0, 3-0, pure 3-0 non sarebbe male. 2-0, dai, è un po' da ed under Nashville. Difficilmente finisce il Nashville over, quindi Minnesota, invece Minnesota, Minnesota 2-1. Considerate che io qui ho la sticker del 2-1, quindi se devo scegliere un over e casa, mi posso sempre buttare su il 2-1 in modo tale da sfruttare pure la sticker. Qui 3-1, 3-1 e Salt Lake, Austin. Un bel 2-1. Ok, perfetto. Mi avanzano ancora 140 di energie. Andiamo a vedere dove potrei metterle queste energie. Il campionato italiano è finito. Che c'è qua da giocare? Ah, Atalanta Fiorentina. No, poi. Campionato giapponese. Campionato giapponese. Fammi vedere la classifica. Già qualcuno ha preso. Devo pensare a come usare queste 140 energie. Magari avrei potuto utilizzarle anche sulla prossima. Intanto qua in Champions League sono nella parte a premio. Buttato un risultato pazzissimo della finale di Champions League 2-0 per il Dortmund. Il 918 di punteggio era troppo troppo invitante. Una follia totale, però almeno dico, se finisce under la vittoria del Real Madrid è under, almeno becco qualche punto comunque e me la porto a casa. E altrimenti, se becco veramente il 2-0, banco di brutto. Allora, venga a vederti la galleria, la gallery. Tony Good 93. Beh, sicuramente già da oggi io di solito il giovedì studio le formazioni di Sorail da mettere. Già sicuramente questo non saprò, vedrò cosa fare adesso. Ah, madò, hai preso Klaus come premio. Bellissimo, bellissimo Klaus come premio. Allora. Tanta serie A. Tanta serie A. Mamma che bella gallery che c'hai. Andiamo a vedere se mi monti un po'. Ma vendere tu che intendi? Cash out? Cioè, il tuo best player è Lukaku.
Allora, vediamo. Ti faccio. Vediamo il calcolo. Vediamo quanto ti posso offrire. 8.798. Vai, ti do 6.600 euro, ti bastano? Allora, a parte gli scherzi, non ti do niente io perché sicuramente non sarò io a darteli. Allora, Siris ti dà il 75%, quindi parliamo di 6.600 euro come valutazione. Lo so, lo so. Immagino che ne messi molti di più. Con una gallery del genere, ti credo che ne messi molti, molti di più. Adesso ti dirò quello che penso. Allora, io penso che la gallery è importante. È una valutazione che sono fatta di gallery in gallery. E la mia era l'85%, forse pure di più, tutta MLS e Asia, K-League. Che significa? Significa che per me questo era il momento di hype della mia gallery e quindi per questo ho ritenuto opportuno, cioè lo stavo elaborando da un po', però questo diciamo che era il momento di farlo. E se ti dovessi dire, ti faccio un esempio stupidissimo, aspetta, termino il discorso, quindi sicuramente io ero in hype in questo momento, invece con la tua gallery, in cui la maggior parte delle tue carte sono di campionati che sono terminati, quindi la tua gallery al momento è giù. È vero che ci sono alcune carte che sono attualmente in season e che pian piano scenderanno quando ci si avvicinerà al nuovo inizio del nuovo campionato, quando arriveranno le nuove. Però una cosa è certa, io non venderei in questo momento, non farei quantomeno cash out in questo momento, più che altro farei una valutazione e dire ok, giocatore per giocatore, vedere un attimo come si va, magari approfittare di, dato che stiamo parlando di campionati che si sono fermati, qualche notizia di mercato e quindi far volare quelle notizie di mercato. Poi, ad esempio, di mettere magari in vendita tutto ciò che riguarda Asia, MLS e quant'altro, però farlo personalmente, a mano. E tolto l'MLS, i giocatori MLS e i giocatori Asia che hai e venduti a mano, gli altri sfrutterei gli hype e poi aspettare l'inizio dei campionati per poi rivenderli quando inizieranno i campionati di nuovo. Ok. E questo è quello che io farei. Infatti, di vendere inizio campionato, sì, sicuramente, e di farlo inizio campionato, vedremo. Ci sentiremo in una live inizio campionato e vedremo, e realmente, ricordi, se 8.800 euro, vedremo realmente di quanto sarà aumentata. Adesso, detto questo, che è il mio pensiero reale, c'è un altro pensiero da fare. È vero che inizio campionato aumentano, ma è vero che ci sono alcuni giocatori, adesso per esempio un Klaus mi è saltato all'occhio e vedo che come un giocatore tipo Klaus si aggira ai 70 euro. Significa che negli ultimi anni, nell'ultimo anno, un giocatore tipo Klaus che costava 80 euro limited, oggi costa 80 euro raro. Quindi, soprattutto chi ha investito molti soldi, sono valutazioni, ragazzi, ovviamente questo è giusto per vous parler, chiacchiera da bar, però ognuno fa le scelte sui suoi soldi e sui suoi investimenti. Sicuramente è giusto un chiacchierare. Però non è detto che chi ha investito tanto, se esce oggi oppure vende la maggior parte di carte oggi, perde. Perché se c'è un'ottica, dici ok, ritornerò a quello che ho investito, io non credo. Potrò avvicinarmi a quello che non credo. P penso che, visto com'è l'andamento generale statistico di Sorare, a me piace tantissimo la statistica, i prezzi scendono. Scendono e continueranno a scendere. Ci ritroveremo, l'anno scorso 3,50 Klaus costava e oggi ne costa 69, 70.
75, l'ultimo venduto 76, quindi significa che potrei perdere ancora e ancora e ancora ancora, quindi non c'è, non è che vedo davanti un posto in cui dico ok, effettivamente posso recuperare se sto sul pezzo, sul mercato, come dicevamo. Quindi per dire adesso Klaus lo venderei, aspetta, però Klaus mi sembra che era, si era fatto male. No, ok, quindi cioè, lo venderei, perché non tornerà più a quei prezzi di prima. Incasso e vado avanti, incasso perché soprattutto perché è un premio, quindi me li porto a casa. E pensate che in altro luogo questi soldi prima era una soglia, e me lo porto a casa, mi comincio a incassare, incasso tutto ciò che è Giappone, MLS e quant'altro, l'altro aspetto e vendo. Ma non è detto che se io ho investito tanto e aspetto tanto poi recupero, non è detto. Dicevo, non fa, mi davano per pazzo che dicevo che i prezzi delle carte rare entro un anno sarebbe arrivata le limited. Se io vado su Klaus, che ce l'ho avuto due tre, mi sa un paio di volte l'ho preso Klaus, vado su Klaus, andiamo di qua, mi trovo meglio da quest'altra parte, fare una super rara e competere con quel. Il fatto è che della super rara è che più alzi l'investimento e più alzi anche la possibilità di perdita. E questo potrebbe essere pericoloso. Ma tu ci pensi, con un Klaus che vendi, un altro poco entri su MFL e rischi che recuperi Klaus e pure di più. Cioè, allora, Klaus, andiamo a vedere, un anno fa, limited. 50 euro. 50 euro limited. Adesso sta a 70, raro. Cioè, io l'ho comprato la prima volta, l'ho venduto a 20 euro, all. Non fa manco vedere, mi sa. Addirittura limited era arrivato a 120 euro quando ci fu la notizia che si trasferì in MLS. Addirittura questo qua l'ha pagato 138. Cioè, stiamo parlando e vado a prendere anche la, come si chiama? La super rara. Super rara. Il giro di, mettiamo sempre un anno, se non è troppo. Il giro di un anno da 800 è arrivato a 277. Quindi significa che se io investo sulla super rara, e la super rara è arrivata al prezzo della rara. Ma non dico che è ovvio, ma è quasi quasi ovvio ormai che si va su questo andamento. Quindi ci ritroveremo l'anno prossimo a quest'ora che le limited non varranno praticamente più. Se continuano così, le limited non varranno più niente, imploderanno, varranno più o meno come le custom, e le rare di oggi varranno come le limited di oggi, quindi portieri a 6 euro, 7 euro, 8 euro, e le super rare varranno come le rare di oggi. Ovviamente le rare, forse le super rare, il declino ci sarà è più lento, perché le carte stampate sono effettivamente molto molto molte di meno, quindi è difficile che avvenga con così tanta certezza. Ma questo non è che io guardo i grafici e su quello mi baso. Sì, ma ci sono pochi giocatori, ma è pure vero che se ci sono molti meno premi. Ma formare una super rara da cap in un anno, se vai sempre a soglia, diciamo che recuperi qualcosa. Ma quant'è la cap della super rara? A quanto ammonta la cap della super rara? 80. Ma quanto ci vuole per fare una squadra da cap super rara? Ci vuole almeno un millino, ma di più, solo per il portiere forse 1000, no? Ah già, sì, quello sì. Quindi tu dici vendo, vabbè, ma sì, ma comunque dal numero del valore della tua gallery ci sta che magari il discorso che io faccio con il limited, quindi dire ok, vendo
e racchiudo tutto, concentro tutto in una cosa di limited, tu lo potresti fare con il valore della tua gallery sul super raro. Ci sta. E forse conviene avere una squadra forte, super rara, piuttosto che qualcosa te lo tiri fuori, in modo tale che stoppi, fermi una volta per tutte la perdita di soldi e praticamente ti cominci a dare un'occhiata a crearti una squadra super rara e magari ti diverti con quella. Ce li butti e dici ok, basta, questi li ho buttati e come viene viene. Come viene viene. A me la cosa, devo essere sincero, io vabbè, forse perché io non ce la farei mai a giocare super raro, non ce la farei mai perché io sono il tipo che quando compro sempre low cost e se per dire prendo un portiere in MLS lo prendo low cost, prendo sempre il secondo portiere per pararmi perché ho paura di un infortunio e quant'altro, super raro penso che morirei di ansia se si spacca un portiere che pago 1.000 euro, penso che impazzirei. E quindi allora, quindi abbiamo parlato un po' di tutto. Quindi allora, ragazzi, e niente, siamo arrivati al termine di questa serata, di questa live, di questo giovedì sera. E se non volevamo rischiare, non eravamo qui a parlare. Sì, ma infatti ognuno ovviamente gioca quello che vuole, quello che può, e ovviamente più o meno stiamo lì. Però, per esempio, quello che farei io, se dovessi avere il budget per giocare una super rara, la cosa che farei è sicuramente coprirmi con il secondo portiere. Perché se lo perdi, poi il primo portiere è un disastro, eh. È un disastro. Poi che fai? Vai a comprare 1.000 euro l'altro portiere e vai a inserire altri 1.000 euro? Non lo farei, quindi sceglierei un portiere o che ne so, due portieri, però la riserva ce la devi mettere perché sennò rischi veramente poi dopo se metti caso che si spacca e può succedere un cartellino rosso, come mi è successo per esempio stagionata con Kuzan, con Cohen e quant'altro, no? Ok, anche tu ragioni così. Allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, per avermi fatto compagnia in questo giovedì. Vi ricordo a tutti che sul canale Telegram ci sono vari topic, si può ragionare, si può chiacchierare del più e del meno dei giochi di Sorare, del nuovo gioco che sta facendo impazzire tutti MFL, di Pookie, e ci si vede alla grande lì su, ci si confronta, ci si racconta di tutto e di più. Per chi non conosce MFL, vuole provare MFL, vi metto il link che girava prima qui, ve lo rimetto in chat. Eccolo qua. Se volete, provatelo. L'investimento minimo è 18 dollari per fare l'agente, come vi dicevo prima, e quindi prendere i tre pack con all'interno i due giocatori e registrandovi con un link referral praticamente avrete anche un giocatore in regalo dal gioco. Si può avere la fortuna di beccare anche un giocatore che vale tanto e quindi di vendere. Quindi se vi va, questo è il link, registratevi, ci becchiamo sul topic in cui ci confrontiamo, in cui mano a mano stiamo crescendo insieme, ci stiamo dando consigli per cercare di entrare a bomba in questo nuovo gioco. Se c'è una cosa che ho capito nel giocare in questi giochi basati su NFT, Web3, eccetera, è che entrare nei giusti tempi e in anticipo è veramente, veramente una cosa ottimale. È successo con Pookie che da settembre a ora è stato triplicato, quadruplicato l'investimento. Quello free per referral e common, vero? Quello free, sì, dovrebbe essere, sì, quello base. Non sai che non so se è per forza base. Sì, penso che sia quello comune. Sì, penso che sia quello comune. E poi ovviamente, ragazzi, cioè nel senso, questo link come ve l'ho generato io e ve l'ho mandato è identico, cioè il piano referral, quello che il mio piano referral è identico a quello che usate voi, quindi anche ai vostri amici, ai vostri conoscenti, condividetelo e condividendo il link referral hanno un bel programmino di referral, cioè dopo 5 amici ti danno praticamente un uncommon che come minimo partono già dai 30 euro,
Quindi anche il piano referral è molto molto interessante, quindi sfruttatelo a vostra volta come lo sto sfruttando io, che ve ne parlo e ve lo condivido. Anche voi prendete, invitate gli amici, anche gli altri conoscenti che conoscete che giocano in Solheir e quant'altro. Basta che acquistino i tre primi starter pack e praticamente vi beccate anche voi una carta in regalo. E guarda, non parliamo di multi account perché ti dirò. Io ho sbloccato il quinto, ok? 3 giorni ci hanno messo per darmelo. Hanno fatto tutti i controlli possibili e immaginabili prima di darmelo. E ti dirò che multi account a pioggia ci sono purtroppo, purtroppo. Oggi non voglio fare la serata che in cui parlo sempre solo male di Sorair. E ci sono tanti su Sorair. E l'abbiamo visto nel gruppo Telegram. L'abbiamo visto nel gruppo Telegram di come li hanno sgamati, di come del sistema che hanno creato, della catena. Del tipo, vabbè, ovunque, ovunque, ovunque. Però ci sono giochi che lo combattono e giochi che magari non lo combattono. Io mi sto venendo il dubbio che sì, la gente crede di essere furba, ma alcuni ci sono e ci riescono. Perché il tipo che ha fatto il video su YouTube che presenta su Rare, dove dice, vabbè, non voglio fare riferimenti, se no rischio pure che mi acchiappano la denuncia. Aveva 1500 euro di soldi che potevano essere. Che potevano essere utilizzati come metà del quelli che ti danno per i referral di Sorare. Cioè, quindi, fratemi capire, no? In Sorare io porto giocatori, tu mi dai 50 euro, 20, 20, che io per giocare devo mettere altri 50 euro. Quindi, che mi stai a regalare? Prima almeno ti regalavano le carte e pensavi che erano buone, invece pure lì niente di che. Però, cioè. Quindi adesso hanno creato sta catena dove la gente si addirittura che non vengono bannati e che continuano a farlo, continuano, continuano, continuano a farlo. E poi che succede? Che succede? Succede che devono gli utenti li segnalano e alcuni non vengono neanche bloccati, eccetera. Vabbè, questo è un altro discorso. Se volete fare due risate su sta parte, venite su Telegram perché ce ne stanno veramente di cotte e di crude, ce ne sono state. E quindi niente. Quindi ragazzi, io vi ringrazio ancora per avermi seguito e per avermi fatto compagnia in questa serata, in questo giovedì sera. Buonasera a tutti, buonanotte a tutti da Domenico di Domi Digital. Ciao raga. Hidden from the world, 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. First goal wins. We'll be right back.